Alice. Ciao, qui Alice Berti. Per chi non mi conosce, sono l'autrice di questo libro, Neon Brothers, pubblicato da Bao Publishing, e sono qui per portarvi nel magico mondo del fare fumetti. Questo giro parliamo di come fare un buon proposal. Quindi, niente, andiamo. Siete arrivati al punto in cui volete proporre la vostra storia a una casa editrice, ma come si fa? Ovviamente il proposal può dipendere da ciò che la casa editrice vuole, perciò se una determinata casa editrice vi chiede determinate cose, voi seguite quella scaletta. In generale però i proposal sono sempre fatti nella stessa maniera all'incirca, quindi cercherò di spiegarvi a grandi linee come è un proposal. In generale, dunque, prima cosa da tenere in mente, oltre a essere professionali, come sempre, è che l'editore deve sapere cosa andrà a pubblicare. Dovete essere super esaustivi, però inserire tutto il possibile. Lo so, è difficile, detta così, ma vi assicuro che è più facile di quello che sembra. Quello che sto dicendo è che non state raccontando la storia a un vostro amico a cui non volete fare spoiler. L'editore deve sapere cosa andrà a pubblicare nel dettaglio e quindi dovete inserire tutto quello che l'editore ha bisogno di sapere per pubblicarvi, per approvare il vostro lavoro. Per prima cosa, non fate file troppo pesanti. Il proposal può essere benissimo un PDF normale che non pesi di solito più di 10 MB. Quindi non mandate WeTransfer o cose del genere perché i link possono scadere prima che l'editore lo apra. Poi c'è una cosa molto semplice che è la presentazione del progetto in generale, quelle che possono essere le informazioni sulla storia, più tecniche, quindi quante pagine pensavate di farlo, quanti volumi, qualche informazione su di voi, che può essere una piccola biografia o qualche parola chiave, qualcosa di utile per l'editore per inquadrare la vostra storia e anche per capire che tipo di prodotto vorreste. Quindi avere in testa non solo la storia, ma anche il libro finito è importante. Proporre una storia in volumi manga a Bao, per esempio, non è esattamente il tipo di cose che fanno, perciò secondo me è utile guardare, per esempio, che tipo di libri fanno, di quante pagine sono, di che dimensione sono, per capire se può essere una casa editrice adatta a la vostra storia e anche quale formato può essere utile per la vostra storia. Per esempio, non lo so, avete uno stile super dettagliato e il libro fosse in formato A4, per dire, sarebbe molto più godibile. Questa cosa la dovete scrivere nel proposal. Cos'è il primo proposal che avevo proposto a Bao? È abbastanza sbagliato in realtà, però insomma c'è qualche cosa che è utile. Per esempio, questa è la pagina in cui appunto ho fatto la presentazione. Mancano alcuni dettagli, però questo è un semplice schema in cui avevo scritto una piccola presentazione di me. L'idea generale di quello che sarà il vostro prodotto in pratica. Poi, tavole di prova. Questa è la parte forse più fondamentale insieme alla sinossi. Le tavole di prova generalmente sono tipo 4-5. Bao so che ne richiede 5, di cui almeno una deve essere completa, quindi prodotto finito. Deve essere come voi volete il prodotto finito per mostrare esattamente all'editore cosa volete pubblicare. Le tavole di prova servono all'editore per vedere qual è la vostra regia, qual è la vostra cifra stilistica, che tipo di storia state raccontando. Serve praticamente all'editore per capire come voi siete come narratori. Perciò questa cosa è molto molto importante. Credo sia una delle più fondamentali parti del proposal. Dopodiché c'è la sinossi. La sinossi è la trama della vostra storia, dettagliata il più possibile, però deve essere comunque corta. Cioè è come se voi raccontaste la trama di un film usando solo i punti più importanti, ok? Questo perché l'editore non ha tempo di leggere tutto quello che voi scrivete nel proposal. Questo perché l'editore riceve tantissimi proposal, quindi non può fermarsi a leggere una storia di 3-4 pagine, sono già troppe. Io vi consiglio sempre di rimanere dentro una facciata, quindi un foglio di Word, di quello che volete. Non vale farlo con punti tipografici che sono tipo grandi così.
non vale. Quindi tenete un carattere pulito, abbastanza grande da essere leggibile, che non occupi tutta la pagina, insomma. Lo so, è un po' difficile, però credetemi che questa cosa è davvero, davvero super importante, perché, appunto, proprio perché gli editori leggono tantissimi proposal tutti i giorni e quindi diventa insostenibile leggere più di un tot di pagine di sinossi. Ovviamente, come ho detto anche prima, è importante tenere a mente che la sinossi deve avere tutti i punti, quindi inizio, svolgimento, conclusione. Non state raccontando la trama di un film che non volete spoilerare, quindi scrivete tutto quanto, tutti i punti più salienti, tutte le cose più importanti. Va scritta ogni cosa, perché proprio perché l'editore deve capire, deve sapere cosa andrà a pubblicare. È possibilissimo che poi ci rimetterete mano con l'editore se l'editore vi approva la storia, ma questa cosa è importante che comunque vada fatta bene fin dall'inizio. Un'altra cosa che io avevo aggiunto, perché tanto l'avevo già fatta di mio, sono le schede dei personaggi. Allora, non devono essere delle schede, non sono necessarie. Però per dimostrare comunque lo stile che avete, o comunque se volete raccontare qualcosa in più della storia dei personaggi, potete inserirle tranquillamente. Ricordatevi sempre che non dovete superare 10 mega, che non dovete scrivere descrizioni particolari, che magari l'editore non si metterà a leggere, a meno che non ce ne sia la necessità. Nel mio caso ho fatto queste, che erano... avevo fatto per capire il character design dei personaggi, e quindi erano cose che avevo già pronte praticamente, e le ho inserite in modo che potesse essere più interessante per l'editore vedere effettivamente quali erano i personaggi della storia. Non è una cosa necessaria, però se avete degli studi, se avete delle illustrazioni che avete fatto, perché ovviamente se avete già delle tavole fatte, generalmente suppongo che abbiate fatto anche degli studi dei personaggi per capire come disegnarli nella storia. Perciò se volete aggiungerli è assolutamente utile e ve lo consiglio. A livello grafico non è necessario che sia, come ho detto negli scorsi video, la Divina Commedia dei proposal. Non serve che sia un capolavoro, basta che sia semplice e che si comprenda tutto. Quindi non mettete font strani, non usate cose assurde. Se poi volete fare qualcosa un po' a tema, che ne so, come io avevo fatto con Calypso, che avevo creato questo dossier tipo di un caso particolare, se non una spy story, potete farlo benissimo. Non c'è una regola che dice non va fatto assolutamente. L'unica cosa, appunto, siate puliti, siate che sia comprensibile, non inventatevi cose troppo strane, che non si legga. Graficamente siete liberissimi di fare quello che volete, anche perché credo che comunque un proposal che sia accattivante anche a livello visivo comunque attiri subito l'occhio. Però insomma non è una cosa non è un requisito fondamentale. L'importante è che sia tutto comprensibile e che sia il contenuto quello che conta, perché uno può essere una pippa in grafica ma avere una storia della Madonna, e quindi insomma questo è l'importante. Quando volete fare un proposal come questo, se siete la prima volta che vi proponete, un po' ve lo sconsiglio in realtà, perché io questo l'ho fatto semplicemente perché gli editori già mi conoscono, sanno che sono una pazza, e quindi gliel'ho mandato direttamente in redazione fisico. Però ovviamente c'ha dei costi, sia il materiale, stampare le cose, spedirle, perché poi le spedisci ovviamente tramite tipo corriere, sperando che vengano recapitate. Quindi se è la prima volta che vi proponete, non fate una cosa così complicata. Però sì, insomma, non dico che dovete fare cose così, ma se volete fare qualcosa nel PDF più carino, o che comunque ricordi la vostra storia, siete liberissimi di farlo. Ultima cosa, forse... non so neanche, forse la più importante, seguite le indicazioni dell'editore. Se vi state proponendo online, andate sul loro sito, cercate se c'è una pagina dei contatti, se c'è scritto come vogliono il proposal, perché queste cose che vi ho detto finora sono molto generali, ma ogni editore ha delle regole da rispettare. Magari c'è chi vuole 5 tavole di prova e chi ne vuole 3, quindi informatevi sul sito. Mi è capitato di ricevere un sacco di messaggi su Instagram: come ci si propone a Bao? Basta andare sul sito, guardare cosa c'è scritto e fare quello che vi dicono. Io non posso aiutarvi in alcun modo, e quindi basta andare lì e cercare.
cercare. Molto semplice. E soprattutto la cosa più utile è importante guardare, perché non possiamo mandare un portfolio per una casa editrice a un'altra casa editrice. Ci sono case editrici ovviamente che cercano portfolio proposal simili, ma non è detto che funzioni per entrambe. Ci sono case editrici che magari vogliono 10 tavoli di prova, ce ne sono alcune che ne vogliono 5. C'è chi non vuole la sinossi, c'è chi vuole la sinossi, no, è impossibile, tutti la vogliono. Ho detto una cazzata, però insomma, ci siamo capiti. Seguite le regole dell'editore, seguite il modo che c'è scritto sul loro sito, sulle loro pagine. Poi appunto seguite gli editori su Instagram o sui vari social e vedete quando hanno magari delle selezioni aperte. Ci sono case editrici tipo per esempio appunto Bao, in cui tu puoi mandare un proposal in qualsiasi momento dell'anno, però è che ogni tanto aprono anche delle selezioni apposta, che può essere in fiera o per altri eventi, come è stato per i 10 anni di Bao, in cui avevano fatto uno open call. Perciò state attenti anche a queste cose e cercate di seguire il più possibile quello che appunto vuole l'editore. Come quando mandi un curriculum per un lavoro, non puoi mandare un curriculum per un lavoro di grafica a uno che sta cercando uno spazzino, perché non hai esperienza come spazzino. È importante creare un portfolio anche ad hoc per ogni casa editrice. È una gran rottura di palle, lo so, però è lo stesso per qualsiasi lavoro, cioè appunto non fate un portfolio da grafico se cercate lavoro come commesso e viceversa. Questi sono i miei consigli e questo è praticamente il decalogo per fare un proposal di base molto buono. Poi dipende ovviamente sempre dalle varie case editrici, da il vostro progetto e da tutto quello che ne segue. In bocca al lupo, iscrivetevi, mettete mi piace, seguitemi su Instagram e tutte queste cose qui. Ciao!